Io credo che il nostro paese sia un paese strano, anomalo. Lo è soprattutto perché ha un rapporto difficile con la verità da un lato e dall'altro ha una forte esigenza di verità. Troppi fatti determinati della sua storia, del suo passato, sono rimasti ancora avvolti da una nebbia di silenzi, di menzogne, di reticenze a volte anche istituzionali, di una verità dimezzata e negata. Un paese che non riesce a conquistare tutta la verità sulla sua origine, sulla storia di fatti sanguinosi come le tante stragi che hanno contrassegnato la storia del nostro paese. È un paese che non potrà mai crescere, mai conquistare la democrazia. Antonio Ingroia, procuratore aggiunto e partigiano della Costituzione, come tutti noi. Grazie, siete tanti e questo, diciamo, è il principale motivo per cui vi dico grazie. Io quest'anno non ho scritto una lettera a Paolo, l'ho scritta l'anno passato, al 19° anno, mi emoziono molto. E io credo che quella lettera sia arrivata a destinazione. Paolo l'ha ricevuta, ha ricevuto il nostro appello e oggi siamo in un anniversario particolare nel quale non voglio mandare una lettera a Paolo. Ma voglio provare ad immaginare cosa Paolo direbbe a voi. E credo, facendo quindi una specie di postino, non certo per una lettera di Paolo, perché non saprei interpretare la lettera di Paolo, ma di una cosa sono certo, che Paolo, se fosse qui, ed è qui, direbbe a voi una cosa sola: grazie. Perché se questo giorno, questo 19 luglio, è diverso dagli altri, se questo 19 luglio è diverso da tutti gli altri, è perché anche grazie a voi, direi soprattutto grazie a voi, e aggiungerei nonostante certi altri, la verità è più vicina. Ed è per questo che con emozione ieri, nell'usuale appuntamento del 18 sera, ho detto che abbiamo fatto un bel passo avanti. Siamo passati dall'anticamera alla verità, nella stanza della verità. Ce l'abbiamo vicino. E ce l'abbiamo vicina proprio per voi, grazie a voi. Grazie al crearsi spontaneo di un movimento di giovani e di meno giovani che ha come suo unico obiettivo, come suo punto cardinale, la verità e come secondo punto cardinale la giustizia. Beh, e allora Paolo, se fosse qui, vi direbbe grazie, e al ringraziamento di Paolo devo aggiungere il mio di quello di tutti
i magistrati che in questi anni, che in questi anni, no, siamo noi, dobbiamo ringraziare a voi, che in questi anni si sono impegnati, non solo perché ce lo prescrive la legge, perché il nostro senso dello Stato, ispirandoci a quello straordinario e immenso senso dello Stato che aveva il nostro comune maestro Paolo Borsellino, ma l'abbiamo fatto soprattutto perché noi ce l'avamo 20 anni fa e abbiamo giurato sulla bara di Paolo Borsellino che avremmo fatto tutto e di tutto fin tanto che non fossimo entrati nella stanza della verità. Ora ci siamo. E ci siamo, lo so che non siamo da soli, infatti ci siamo grazie a voi, per questo dico che ringraziamo voi. Perché la verità, quando è una verità difficile, quando è una verità contrastata, quando è una verità negata e quando addirittura si arriva al punto di costruire a tavolino una verità apparente che fa pugni con la verità vera perché non si vuole la vera verità, beh, quando è così difficile, per smontare quella verità apparente non bastano neanche dei bravi magistrati, ci vuole un paese onesto. E noi, soltanto grazie a voi che qui, numerosissimi come non mai negli ultimi anni, rappresentate quell'Italia onesta, per questo noi vi diciamo grazie. E grazie a voi davvero siamo entrati nella stanza della verità e abbiamo detto quel giorno, quel 19 luglio, che non avremmo avuto pace fin tanto che non si conquistasse un po' più di verità. E ora vi dico, ci saranno processi in cui si accerterà, dei giudici valuteranno se la verità che noi abbiamo acquisito è una verità valida da essere scritta in sentenze, però vi posso dire, per quello che vale, che noi abbiamo detto quel giorno che avremmo avuto pace quando... Pensavo che senza lettera non succedesse, succede lo stesso. Dicevo, non è venuto più, avremo pace solo quando si fosse trovata la verità. Bene, io mi sento oggi più in pace dell'anno scorso e dell'altro anno ancora, perché mi sento più sereno, perché sono convinto che siamo davvero vicini alla verità e siamo disposti, per la verità e per la giustizia, affrontare di tutto, affrontare gli insulti, gli attacchi, le delegittimazioni, le denigrazioni, perché così ci ha insegnato Paolo Borsellino, perché la verità questa verità non ha prezzo e quindi bisogna conquistarla a tutti i costi. Beh, concludo, perché temo di essere stato più lungo della lettera, volevo essere più breve, sono stato più lungo. L'opera è a buon punto, siamo nella stanza della verità, soltanto, come dicevo ieri, ci sono ancora molti angoli bui in questa stanza perché troppi hanno sbarrato le finestre, hanno spento le luci, c'è troppo buio ancora in questa stanza.
Beh, allora dovete, non solo dobbiamo, dovete fare uno sforzo in più. Non tocca più soltanto a noi, non tocca più soltanto alla magistratura. E io credo che questa stanza buia potrà essere illuminata quando verranno definitivamente abbattute le omertà che dentro i capi mafia c'è ancora su quella stagione, sui capi mafia di quel tempo, alcuni che si sono già dichiarati pentiti e altri no, e quando si abbatterà il muro della reticenza istituzionale degli uomini istituzionali di quel tempo. E allora, per abbattere i due muri occorre impegno e concrete iniziative. Io credo che sia il momento di pensare una riforma della legge sui pentiti. Bisogna consentire agli uomini di mafia, anche a quelli che sono stati imbavagliati dalla legge sui pentiti, di dire tutto quello che sanno su quella stagione. E allora, se dalla politica si vuole dare un segnale forte di voler rompere il muro dell'omertà mafiosa, va modificata la legge sui pentiti. Modificando la legge sui pentiti e consentendo che si possa aprire una nuova stagione come quella di 20 anni fa. Come quella di 20 anni fa, che diede luogo a, ricorderete, a un numero tumultuoso di mafiosi che si sono dissociati da Cosa Nostra e raccontarono quello che non andava raccontato, i rapporti mafia-politica, mafia-istituzioni. Siccome quei mafiosi ruppero il tabù del rapporto mafia politica, mafia istituzioni, venne fatta qualche anno dopo una legge punitiva dei pentiti. Bisogna cancellarla. Secondo, però, non basta, perché non basterà abbattere il muro dell'omertà della mafia. Occorre abbattere il muro di gomma della reticenza degli uomini delle istituzioni. E per abbattere il muro della reticenza delle istituzioni occorre che la politica faccia un'inchiesta politica seria, del quale i responsabili istituzionali dell'epoca siano davvero, diciamo così per usare un eufemismo, sollecitati a dire tutta la verità su quella stagione, sulla stagione della trattativa, che ormai possiamo considerarla una verità acquisita dalle indagini dei colleghi di Caltanissetta, ha sanzionato la morte di Paolo Borsellino. Il paese reale e il paese delle istituzioni lo deve a quel che Paolo Borsellino ha dato al paese reale e al paese delle istituzioni. Grazie.